Con Luca Borsetti facciamo un'intervista per Firenze Basket Blog, una settimana Luca molto particolare perché a 4 giornate dalla fine comunque domenica l'Enic Firenze va a San Miniato sul campo della capolista, è inevitabilmente una settimana cruciale questa, tenendo conto anche che c'è Empoli Certaldo. Sì, senz'altro. La partita, diciamo, della vita, quella con San Miniato, perché naturalmente abbiamo la necessità di portare via 2 punti. 2 punti che sarà molto difficile portare via, perché San Miniato è una buona squadra, e giustamente la capolista. Io faccio i miei personali complimenti a Federico Barsotti, che è un amico. Quindi sembrerebbe quasi scontato. In realtà loro hanno veramente meritato, hanno avuto momenti di calo e si sono ripresi molto bene. Per cui devo dire che sono meritatamente primi, però noi domenica dovremo dare tutto per portare via i 2 punti. Luca, è una partita importante anche perché l'Enic fuori casa ha bisogno di una scossa, di un segnale importante, no? Troppo spesso ci siamo trovati anche a discutere o a parlare di questi alti e bassi della squadra. La grande differenza c'è fra le partite in casa e le partite fuori. Sì, noi abbiamo avuto un rendimento insufficiente fuori casa, soprattutto con quelle squadre con cui dovevamo riuscire a portare via i 2 punti più agevolmente che non giocando contro Empoli piuttosto che contro Siena. E invece Carrara, Liburnia, che oltretutto hanno meritato di vincere, sia chiaro, non hanno assolutamente rubato nulla. La stessa Legnaia, che ha avuto, beh, contesto diverso, il derby, però è riuscita a vincere su una ingenuità nostra, fondamentalmente. Ecco, se vogliamo essere grande squadra, queste ingenuità non le dobbiamo più assolutamente compiere. E soprattutto dobbiamo avere un approccio alla partita che sia assolutamente ottimale. Sentirsi grande squadra vuol dire andare a affrontare tutti, a prescindere dal valore delle squadre che si incontrano, affrontare tutti con la medesima mentalità. Noi questo non siamo riusciti a farlo ancora. Allora, naturalmente la partita che vale doppio, tenendo conto anche degli altri scontri diretti, l'obiettivo è quello di entrare nei primi 3 posti, no? Cioè, non Naturalmente. si può escludere, non, cioè, si punta dritto lì, insomma. Si punta ad arrivare entro i primi 3 posti. Credo che il primo posto sia quasi matematicamente svanito. Dobbiamo preoccuparci comunque e soprattutto di vincere tutte le partite. Poi se saremo secondi, se saremo terzi, alla fine quello cambia relativamente. Bisogna arrivare fra i primi 3 posti. Questo. Allora, l'altro obiettivo comunque è abbastanza vicino, è quello relativo all'Under-19, no? Che con la formazione Elite sempre di Lapo Salvetti sta disputando la seconda fase, ci addentriamo anche un po' nell'ambito settore giovanile. Come abbiamo visto sul blog, abbiamo aperto un po' un fronte relativo all'Associazione Firenze per la Pallacanestro, volevo un po' un tuo pensiero da questo punto di vista. E anche se è vero che vi eravate tanto amati con la Suncat, vi amate più o non vi amate, come funziona? Allora, per quel che riguarda l'Under-19, mi fa piacere, come si dice, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché, o che comunque tu mi abbia tirato in ballo questi ragazzi, perché sono ragazzi su cui noi si punta a tutti i livelli, si punta come settore giovanile, si punta come risultato per quest'anno, si punta come prospettive per l'anno prossimo. Non scordiamo che noi oltretutto abbiamo aperto anche una Serie D, proprio per dare una continuità all'attività che va dal giovanile alle prime squadre. Quindi, da questo punto di vista, sì, abbiamo la partita con Lucca che speriamo ci consacri secondi. A quel punto lì riusciremo a evitare lo spareggio. Noi siamo già matematicamente terzi. Arrivare secondi sarebbe molto meglio, ci darebbe un modo di organizzare meglio poi l'interzona, probabilmente avere anche un'interzona un pochino più agevole. Per quel che riguarda l'associazione, la Suncat, allora, la Suncat è una società che noi consideriamo società sorella, società con cui abbiamo lavorato e lavoriamo molto molto intensamente, molto da vicino.
i ragazzi della Sankat si allenano all'interno delle strutture del Pino Tregos, il Paranicolodi piuttosto che il Paracoverciano, e non sono ospiti indesiderati o non sono nemmeno ospiti, fanno parte di quello che è la struttura che noi possiamo mettere a disposizione, fanno parte dell'attività sportiva che insieme cerchiamo di fare per migliorarci. Ci sono state ovviamente discussioni non tanto fra il Pino e la Sankat, che comunque vanno bene, vanno in accordo, si aiutano sui tornei, organizzeremo a fine stagione un torneo, il solito torneo, la quinta edizione del Brothers in Basketball, quinto Memorial, Pietro Niccolò Quercetelli, la Sankat ci sarà, già stata invitata, insomma ci aiuterà a organizzarlo, quindi da questo punto di vista l'accordo è, ci continuiamo a volere molto bene. È chiaro che però ci sono prospettive diverse che si vanno sviluppando anno dopo anno, perché cambiano le categorie. L'anno prossimo avremo l'Under 20, l'Under 18, quindi praticamente le categorie di quest'anno riportate all'anno prossimo con tutti gli anni pari. E avremo il 2000-2001 e la Sankat, che di fatto sono le squadre che Firenze può esprimere, o meglio, sono le migliori squadre che Firenze può esprimere per quel che riguarda quelle categorie lì. E quindi è giusto che la Sankat, da questo punto di vista, mette in evidenza questa sua crescita, senza che ci siano gare sul numero di tesserati piuttosto che sul numero di squadre, perché in realtà noi da un certo momento in poi abbiamo sempre lavorato insieme, da una certa categoria in poi abbiamo sempre lavorato insieme. Io credo che anche questa volta continueremo a lavorare insieme, ripeto, soprattutto sulle categorie più grandi. È giusto anche che tutte le società facciano nel modo migliore possibile la propria attività di base fino all'Under 15 piuttosto che l'Under 16, quello poi si valuterà, ecco, anche anno per anno, vedendo i giocatori a disposizione, la possibilità di sviluppare ulteriormente le squadre giovanili, ma insieme. Quindi non c'è questa situazione di grave tensione fra le società sportive. Siamo un'associazione in cui, in modo dinamico, ci sono stati anche dei punti di vista che si sono confrontati, ma l'intenzione credo sia assolutamente quella di proseguire tutti insieme e soprattutto cercare di trovare il modo migliore per far crescere definitivamente il settore giovanile a Firenze. Ho usato una parola particolare per le associazioni, ne abbiamo anche parlato off record diverse volte. Secondo te c'è bisogno di un ripensamento dell'associazione Firenze per la pallacanestro? C'è bisogno di una definizione migliore dei ruoli, sono cambiate le situazioni. Abbiamo prospettive molto interessanti per quel che riguarda le categorie, i ragazzi nati direi dal 2001, dal 2002 in poi. Abbiamo tantissimi ragazzi,